Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Quest'oggi volevo parlare di un argomento che mi sta abbastanza a cuore e che vedo nel mondo videoludico sta diventando una caratteristica del mondo videoludico attuale. Sto parlando delle ambientazioni in generale, sto parlando del periodo storico in cui vengono ambientati i videogiochi. Infatti il titolo, se badate, è presente, futuro e il passato, nel senso che le ambientazioni dei videogiochi sono sempre improntate a un periodo presente, diciamo, oppure orientate verso il futuro. Ma trovo veramente poca inventiva nel cercare di tornare indietro nel tempo, anche solo di un centinaio di anni, per dire, non dico di ambientare i giochi nella preistoria. E questo principalmente lo vedo negli sparatutto, ma non solo. Vediamo di capire meglio questo concetto. Come sparatutto nell'ultimo periodo, in questa generazione, abbiamo visto, escludendo Call of Duty 5 World at War, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, tutta una serie di sparatutto, i vari Battlefield, la serie di Modern Warfare 1, 2, 3, Black Ops, anche lui, Medal of Honor, che per quanto faccia schifo quello uscito, era ambientato anche lui nell'epoca moderna, tutti ambientati in epoca, ambientazioni moderne, infatti già Modern Warfare fa capire che lì casca l'asino, tutti ambientati appunto in epoca moderna, nella nostra epoca, e con ambientazioni che però alla lunga personalmente mi hanno stancato. Ma non solo in ambito FPS, possiamo parlare anche in ambito free roaming, parlando di GTA. GTA ha sempre avuto ambientazioni, bene o male, dagli anni 80 fino a oggi, quindi anche lì manca qualcosina. Stessi giochi magari di guida, di auto, sono tutti comunque localizzati nella nostra epoca. Ok, ci sono magari le auto storiche, le leggende del passato, ma sono tutti localizzati in epoca moderna. Stessa cosa per ad esempio la serie di Resident Evil, la serie di Metal Gear, tutti gli stealth sono tutti ambientati in epoca moderna, o comunque dagli anni 70 in poi. Il survival horror, stessa cosa, Resident Evil, Dead Space, ambientato nel futuro, tutte ambientazioni moderne o futuristiche. E qui sorge un dubbio, dico, ma perché? Cioè, è una manovra di mercato questa, è dare alla gente quello che vuole, cioè la gente vuole ambientazioni moderne, vuole auto attuali, armi attuali, persone vestite con abbigliamenti attuali per contestualizzare meglio i giochi, oppure semplicemente non si ha quel lampo di genio di dire perché non ambientiamo uno sparatutto a inizio secolo? O un survival horror a inizio secolo. Vi immaginate? Inizio secolo, Inghilterra, tutte queste ville lugubri, no? Personaggio con lanterna e pistola a tamburo, 5 colpi, vi immaginate? Io ce lo vedrei benissimo. Un gioco di auto, di corse, magari ambientato negli anni 40, cioè solo incentrato negli anni 40. Figata! Comprerei subito, sinceramente. Oppure un investigativo ambientato a inizio secolo, nella Francia di inizio 1900, mettiamo. Cioè un Hercule Poirot in stile magari un pochino più action, un pochino più L.A. Noire, se vogliamo. Io lo comprerei subito, nel senso, manca una certa inventiva nel localizzare i giochi in ambienti e circostanze che non siano il presente. E questa secondo me è una grave pecca perché ci ritroviamo con giochi fatti in serie, sparatutto ambientati nel presente, tutti con una trama molto simile, che poi siano FPS, TPS. Sto giocando in questi giorni Army of Two, quel gioco uscito credo l'anno scorso, anche questo carino, ambientato ai giorni nostri. Ho giocato Ballestorm qualche mese fa, ambientato leggermente nel futuro. I vari Killzone che hanno un'ambientazione futuristica, Halo, COD, Battlefield,
Ghost Recon, che adesso fanno il Future Soldier, Medal of Honor, tutti sparatutto che si sono mossi verso un'ambientazione attuale o futuristica. Così come giochi free roaming, ho già parlato di L.A. Noire, di Grand Theft Auto, scusate. Ecco, L.A. Noire è un po' l'eccezione alla regola. È un'ambientazione degli anni 40, 50, sta a Los Angeles degli anni 50, è un'eccezione alla regola. Gioco che, con tutti i difetti che ha, perché parliamo comunque di un gioco che secondo me ha molti difetti, però può aver posto le basi per questo cambiamento, per guardare al passato non come, oh, il passato dal punto di vista videoludico lo tagliamo via perché la gente vuole il nuovo. Ebbene, loro ci hanno provato. La serie di Assassin's Creed, per quanto discutibile possono essere gli ultimi capitoli, Brotherhood e Revelations, a me è piaciuta molto per l'ambientazione che aveva, per questo ritorno nel passato. Tutti i giochi che hanno un'ambientazione del genere mi sono un pochettino piaciuti, diciamo, perché si vuole proporre, cercare di proporre qualcosa di nuovo, che esula dalla realtà di questo momento storico e torna indietro per cercare di dare al giocatore nuovi scorci storici, anche realistici. Perché ricordiamo che Assassin's Creed è quello che potrebbe essere definito un gioco storico, così come c'è il romanzo storico che ambienta le vicende di personaggi inventati in un contesto storico reale, storicamente esatto, così è Assassin's Creed. Le vicende di Ezio e di Altair sono vicende di un personaggio inventato, ma contestualizzate in un contesto storico reale, realistico, su cui abbiamo delle fonti vere e certe. Ed è qui il genio, la genialità di questi giochi, secondo me. Non tanto come dicono tutti, sì, tutti i difetti, i combattimenti, uno contro uno, la monotonia, ma è stata l'idea geniale di, soprattutto del secondo, secondo me, Assassin's Creed, di far vivere alle persone la realtà di quel tempo, attraverso gli occhi di un personaggio inventato, sì, ma coerente con la realtà storica. E perché questo fatto non può essere fatto con altri giochi? Scusate il gioco di parole. Un FPS ambientato all'inizio secolo, soprattutto dei giochi investigativi a stampo L.A. Noire, magari, nella Francia, nell'Inghilterra, nella Germania del 1900, di inizio secolo, degli stealth ambientati nella prima e nella seconda guerra mondiale. Cioè, vi immaginate? Cioè, io ho dei giochi, sì, degli stealth. Adesso è uscito, hanno annunciato un gioco di sniper ambientato nella seconda guerra mondiale, che però è stato sospeso. Cioè, anche qui. Io voglio vedere inventiva dal punto di vista storico-cronologico dei videogiochi. Questo era il concetto. Mi sto stancando delle ambientazioni troppo moderne. Mi sto veramente stancando. Voi cosa ne pensate? Siete contenti che tutti gli stealth, tutti gli action, Uncharted, tutti i giochi così abbiano delle ambientazioni moderne? Li vedreste bene ambientati anche solo 100 anni fa, ad esempio. Li vedreste bene con magari brand videoludici nuovi. Non è detto che Uncharted 4 sia ambientato nel 1900. Un brand nuovo salta su, un action a stampo così, ambientato inizio secolo. Degli investigativi ambientati inizio secolo, degli stealth, degli sparatutto, dei TPS, dei survival horror. Come la pensate? Fatemelo sapere in un commento qui sotto, se volete fate un video di risposta, lasciate da qualche parte il pollice in su o il pollice in giù se me lo giustificate meglio, lasciate un commento, iscrivetevi se non vi siete iscritti, guardate i video precedenti se ve li siete persi, vi aspetto tra poco con la recensione di questo schifo, no dai, la recensione completa del Nintendo 3DS e farò anche dei gameplay su questa console. Recensirò ovviamente Resident Evil Revelations e c'ho tanti altri video così in presa diretta su argomenti videoludici da fare, quindi seguite il mio canale e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Saftprint Sushi.